Bambini, la formula magica della gatta turchina ha funzionato. Siamo nella foresta di Esopo. E qui ci sono tanti libri di favole pronte per essere lette. Siete pronti ad ascoltare? La storia che oggi vi voglio raccontare si chiama La lepre e la tartaruga. La conoscete tutti, la lepre? È quell'animale che assomiglia a un grande coniglio, che ha due occhi un po' più grandi di quelli di un coniglio e delle orecchie più lunghe. E la tartaruga, bella tartaruga, sono sicura che già la conoscete, con il suo bel guscio, il carapace, che le fa da casetta. Allora inizio, orecchie bene aperte. La lepre aveva orecchie lunghe, pelo ispido e zampe magre e veloci. Ed aveva anche un caratterino, sì, perché si divertiva a prendersi gioco della tartaruga, la quale al contrario aveva orecchie nascoste, carapace pesante e zampe grosse e solide e un carattere molto, molto, molto paziente. «Come sei lenta! Come sei lenta!» diceva la lepre ad ogni occasione. «Guarda me, con un solo balzo vado più lontano di te in 10 passi!» Non si stancava mai di ripeterglielo. Dopo tanto ascoltare, un giorno la tartaruga perse la pazienza. Eh sì, la perse, anche se ne aveva molta, molta e molta. E disse alla lepre, «Non sempre il più veloce arriva primo!» La lepre iniziò a ridere, ma a ridere così tanto che le faceva male la pancia. «Come?» disse alla tartaruga. «Vuoi forse dire che se facessimo una gara arriveresti prima tu?» «Voglio dire soltanto quello che ho detto», rispose la tartaruga. «Comunque, accetto la sfida. Facciamo una gara e vediamo che cosa succede». La lepre amava così tanto le sfide di corsa che non le parve vero. Arrivò il giorno della gara e tutti gli animali si radunarono per assistere. Molti di loro cercavano di convincere la tartaruga a rinunciare. «Tartaruga, farai una brutta figura!» dicevano alcuni. «La lepre è uno degli animali più veloci del mondo, come pensi di poter vincere?» «Tartaruga, ma guarda che zampe agili che ha! Tu non puoi competere con lei!» dicevano altri. «E poi la lepre corre tutti i giorni! È la cosa che ama di più!» La tartaruga però non volle sentir ragioni. Si mise sulla linea della partenza e 3, 2, 1, via! La gara ebbe inizio. In un baleno la lepre era già lontana, invece la tartaruga aveva fatto sì e no pochi metri. Mentre correva la lepre pensò, «Uff, ma che gusto può esserci a vincere così velocemente? Mi fermerò un attimo qui ed aspetterò la tartaruga, così poi mi godrò di più la vittoria». E così la lepre si fermò e si sedette sotto un cespuglio ad aspettare la tartaruga. Minuto dopo minuto passò talmente tanto tempo che alla fine, annoiata, la lepre si addormentò. Dormiva così profondamente che non sentì e né vide passare la tartaruga, che arrivò lenta, pesante e paziente. Superò il cespuglio, superò la lepre e continuò. Sarà stato qualche animale a chiamarla? O forse un rumore dentro al cespuglio? Insomma, alla fine la lepre si svegliò, si alzò di scatto, iniziò a correre come non aveva mai fatto, arrivò al traguardo in un batter d'occhio, ma ad attenderla c'era la tartaruga, portata in trionfo da tutti gli animali. Era arrivata prima lei. «Ha vinto la più lenta!» dicevano alcuni. «Ha vinto la più pesante!» dicevano altri. Ma la tartaruga disse, «Tu, cara lepre, sei molto più veloce di me,
Ma come vedi, vince la gara chi ci mette più impegno. Proprio così. Non vince chi corre più velocemente, ma chi si impegna e non si distrae.